Molte novità per quanto riguarda la nostra banca di credito cooperativo di Fisciano. Alcune sono già avvenute, come la ripresa dell'apertura dello sportello di Mercato San Severino il sabato per consentire ai tanti clienti che durante la settimana non hanno la possibilità di recarsi in banca di poter effettuare tutte le operazioni bancarie il sabato mattina alla filiale di Mercato San Severino dalle 9 alle 13. Come l'altra novità è la ripresa dell'apertura serale presso la sede a Lancusi in Corso San Giovanni dalle 4 e mezza alle 7. Per chi, come il ragionamento su San Severino, non ha la possibilità o si ritira dal lavoro in orario dopo le 3 e mezza, ha la possibilità anche di sera di poter effettuare le sue operazioni bancarie. Poi dal 1° ottobre abbiamo lanciato questo nuovo prodotto Risparmia Tutto, che è un prodotto di risparmio con vincolo a 3 a 5 anni con un tasso di interesse che va dal 3 al 4%, a 3 anni il 3,25%, a 5 anni il 4%. È un prodotto nuovo, un prodotto che abbiamo fatto apposta per i nostri risparmiatori. È la dimostrazione del successo è dato dal fatto che nei primi 10 giorni del mese di ottobre, dal 1° ottobre è iniziata questa campagna, abbiamo già raccolto più di 5 milioni di euro. Quindi è questo molto importante e significativo per noi perché le persone continuano ad avere fiducia nella nostra banca, nei nostri confronti e di questo li ringraziamo e li ringraziamo molto perché di questi tempi è importante avere questa attestazione di fiducia da parte dei nostri soci, dei nostri correntisti, delle persone che operano nel territorio della nostra banca. L'altra cosa importante è l'inaugurazione il 19 di ottobre alle 10:30 a San Pietro di Montoro Superiore del nuovo sportello Bancomat. Anche questo era un impegno che avevamo assunto con la popolazione di quel comune perché era scoperta per quanto riguarda i servizi bancari e come prima risposta abbiamo voluto dagli il bancomat in questa frazione di San Pietro. È per noi anche questo motivo di orgoglio che abbiamo potuto realizzare questa cosa che, con la quale voglio dire, sicuramente i cittadini e gli abitanti di San Pietro di Mondor hanno e avranno molti benefici perché i servizi ATM oggi non vanno solo prelievo di contante, ma fanno un'altra serie di servizi, dalla ricarica dei telefoni ai versamenti intelligenti, per cui ritengo che è un momento fondamentale per quella popolazione. Ci saranno nel corso di quest'anno, quindi da qua a fine anno, ulteriori novità che sicuramente avremo occasione di parlarne in qualche altra occasione sicuramente. L'altra cosa, per esempio, che stiamo continuando a portare avanti è il nostro giornale. In questi giorni sarà distribuito il trimestrale della nostra banca, dove ci saranno una serie di novità che potete sicuramente leggerla e potetelo ricevere come in copia omaggio presso le edicole della nostra zona, della zona di competenza della banca.